di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola, senza ricordo d'un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. Cosa sarebbe il mondo senza l'Italia e cosa sarebbe l'Italia senza il Made in Italy, questo brand di garanzia che è conosciuto in tutto il mondo e che ci porta veramente all'interno di ogni contesto della vita sociale a livello internazionale. Mi trovo in questo momento in un luogo, in una location meravigliosa nel centro di Milano, la Zepter International, tra l'altro una delle donne protagoniste del libro da cui poi sarà legato tutto il nostro progetto della trasmissione, è proprio Madame Zepter, un grande simbolo di sensibilità, di bellezza e di valore al femminile. Tra l'altro lei è molto sensibile, è una donna veramente attaccata alla qualità e alla bellezza italiana. È uno degli accessori più importanti nella vita appunto di chi deve vivere appunto con difetti visivi, sono naturalmente gli occhiali, però gli occhiali sono semplicemente un fatto fashion, ma anche un fatto assolutamente di intelligenza, come questi che vediamo qui proprio a Zepter. Prego. Questi sono degli occhiali intelligenti che fanno anche però stile. Sono molto belli come possiamo vedere, ma la cosa importante di questi occhiali è la lente, perché la lente contiene al suo interno la molecola Fullerene C60, che è stata una molecola vincitrice di premi Nobel. Questa molecola, le sue principali funzioni sono aiutare attraverso la luce il nostro corpo a diminuire lo stress e la depressione. Quindi quando si indossano questi occhiali si ha un cervello che funziona meglio, perché ci aiuta a vedere meglio, a iperpolarizzare la luce, quindi a portare la luce ad un livello armonico ideale. Sono adatti sia per essere portati all'esterno, ma anche all'interno è molto importante portarli, quando si legge, quando si sta guidando è molto importante, e anche quando si è davanti al computer. Abbiamo sia l'edizione per appunto gli adulti, ma anche per i bambini, e appunto i nostri bambini che in questi giorni stanno passando molte ore al computer, per proteggerli e prevenire qualsiasi tipo di danno ai loro occhi è molto importante. Sono occhiali intelligenti, come abbiamo detto, ma soprattutto sono occhiali che fanno bene alla vita di tutti i giorni. Prenotate in pratica 10 paia. E quindi parlando di eccellenze di Made in Italy, insomma tutto ciò che riguarda fashion e style, ora ce lo racconta Petra con un trattamento eccezionale. Il Bioptron è uno dei nostri trattamenti di Zepter che aiuta il nostro corpo in diverse maniere. Prima di ogni trattamento è importante utilizzare l'Oxy, che è uno spray sterilizzato da mettere in questo modo su chi vuole fare il trattamento, per poi andare ad accendere la luce. Questa è una luce molto importante e speciale perché è stata brevettata da Zepter. Questa luce, passando attraverso il filtro, va a colpire il corpo con un angolo di 90 gradi. Aiuta in diverse maniere, aiuta tutte le cellule del nostro corpo a riprendere il metabolismo alla funzione del 100%. Quindi se stiamo parlando di rughe, aiuta a produrre collagene al 100%, quindi a ripotenziare le funzioni. Se stiamo parlando di una ferita o di un dolore, aiuta ad alleviare il dolore e a rimarginare la ferita. Poi si parla anche di dolori di testa, dolori intestinali, ma serve anche a dare un boost di energia per qualsiasi giornata, quindi serve sia a curare ma anche a prevenire. Insomma, qualità, eccellenza italiana. Raccontiamo quindi storie che riguardano le donne, quindi la luce, la positività, quello che ci circonda. Dopo tanti giorni di situazione assolutamente negativa, naturalmente il nostro pensiero va alle donne che riescono a realizzare se stesse, a valorizzare il proprio lavoro e le loro storie. Quindi viva l'amore e viva il nostro programma Made in Italy delle donne. Abbiamo quindi bisogno di positività, così come il titolo di questo splendido concorso che ormai è giunto alla 18ª edizione, Art Zept. Naturalmente qui in inglese c'è proprio il titolo Light Optimism, quindi luce e ottimismo, al quale sono invitati tutti gli artisti e i design internazionali a partecipare. Il concorso di quest'anno si intitola Luce e Ottimismo, è giunto ormai alla sua 18ª edizione
e ci troviamo a Belgrado, in questa Art House, questo enorme progetto voluto dalla signora Zepter, che quest'anno inaugurerà questa Casa delle Arti. Il progetto riguarda una scultura luminosa da esterni, che farà parte del giardino di questo enorme complesso museale. Bello. È aperto agli artisti di tutto il mondo, ha un bellissimo, diciamo, ci sono in palio tre bellissimi premi: il primo premio di 10.000 euro, il secondo premio di 4.000 euro in prodotti Zepter e il terzo premio in 3.000 euro di prodotti Zepter. Partecipare non costa nulla, quindi invitiamo tutti designer gli artisti e artisti a partecipare. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2022, quindi tutti quanti partecipiamo per portare luce, per portare positività in questo mondo, perché assolutamente ne abbiamo bisogno. Noi raccontiamo storie di donne eccezionali del Made in Italy sotto ogni punto di vista. Naturalmente sono storie di donne in positivo, di successo. Questa scarpa rossa identifica un po' il simbolo invece che è contro la violenza sulle donne, e quindi tutte le donne racconteranno in positivo la loro storia, dedicandola proprio alle donne che non possono più raccontarsi, come Dori Ghezzi, che ha raccontato la sua storia di testimonianza e divulgazione per la memoria di un grande poeta, Fabrizio De André, che ho avuto il piacere di conoscere tanti anni fa. E infatti il sottotitolo del nostro programma è proprio La canzone di Marinella, che è stata appunto vittima di femminicidio. Quindi io proseguo il nostro viaggio con altre interviste a donne del Made in Italy. Proseguiamo con le interviste, quindi nella trasmissione Il Made in Italy delle donne. Naturalmente, insomma, la trasmissione è dedicata a tutte le donne del mondo in tutti i giorni dell'anno, dall'8 marzo al 25 novembre, ma assolutamente per raccontare storie in positivo. E io ho sempre con me l'immagine delle scarpette rosse, appunto dedicate alle donne vittime di violenza, però anche questo giallo che ricorda assolutamente la mimosa e ricorda quindi l'8 marzo. E vicino a me ho una donna, un'artista italiana, quindi perfettamente in tema, che è assolutamente, diciamo così, protagonista, no, del Made in Italy delle donne. E lei proprio volevo chiedere se effettivamente esiste quello che è il Made in Italy particolare proprio rispetto a noi, cioè quindi alle donne, perché viviamo in un paese riconosciuto nel mondo come culla di civiltà e di bellezza. Allora Giuliana, intanto sono contenta di averti qui. E secondo te, quindi, le donne italiane hanno qualcosa in più rispetto a quelle del mondo, che poi le donne ormai sono, naturalmente gli italiani sono in giro ovunque, no? Nel mondo, quindi se c'è una particolarità proprio delle donne italiane? Ma io penso di sì, sarà anche un giudizio di parte, però mi pare che le donne italiane abbiano molto il senso del gusto, gli italiani in generale, le donne molto, perché siamo nati in un paese d'arte e in qualche modo questa arte la respiriamo, per chi ama il bello, per chi è in grado di apprezzare chiaramente, e cioè viviamo circondati di opere, se le guardiamo, si dovrebbe studiare molto di più arte a scuola. Perché c'è una mancanza, appunto, diciamo, di questo, appunto, a scuola. E tra l'altro tu hai fatto tantissimi lavori, no, rispetto proprio all'emancipazione femminile, quindi hai raccontato tanto gli anni 70, no, naturalmente, che sono stati, diciamo così, un bel gradino del percorso dell'emancipazione femminile. E adesso cosa stai facendo come, diciamo così, come specchio di questa società? Vabbè, io faccio quadri, sculture, scrivo libri sempre umoristici, però insomma le protagoniste da sempre sono le donne. Le donne, ecco, infatti quando guardavo i fumetti da bambina mi arrabbiavo perché non c'erano mai protagoniste donne, e quindi questa è la base del mio lavoro. I miei libri per bambine sono bambine, le protagoniste dei miei libri, dei miei quadri sono femmine. Poi vabbè, naturalmente mi piacciono molto anche i maschi, ma sì, forse faccio anche delle mice femmine, non lo so. Esatto, perché poi tu veramente hai un bellissimo rapporto con i gatti, nel senso che stai facendo tante cose con protagonisti gatti e le gatte, magari in questo caso. Come mai questa scelta? Allora, i gatti li amo come molte persone, io amo moltissimo i gatti.
E poi mi piace disegnarli, tanto mi piacciono e tanto mi piace copiarli. E poi me li chiedono anche, perché evidentemente i gatti sono anche, da un punto di vista grafico, anche un po' una moda. Certo. E quindi... Ma ad esempio, le donne che hai conosciuto nella tua vita, come sono state? Cioè, sono state solidali, ad esempio, con le altre, o hai trovato cattiverie, invidia? Perché purtroppo molte di noi sono oggetto di... Allora, beh, intanto il mio destino è in mezzo alle donne. Ho sempre fatto scuole di femmine, questo non mi piaceva, però comunque sono andata dalle suore, ho due sorelle, due figlie, per cui questo è il mio destino. Tutto donne, io insomma. Con le donne mi trovo benissimo, però voglio dire, le donne fetenti esistono. Le hai trovate nella sì, tua vita? Sì, le ho trovate. Ma nel lavoro come vedi il comportamento femminile? Cioè, noi riusciamo finalmente a farci valorizzare o siamo ancora un punto abbastanza farci morto? Valorizzare mai, fino in fondo come gli uomini. Io mi ricordo quando facevo dei fumetti per una rivista che non c'è più, della Mondadori, di tanti anni fa, il direttore, che era un mio amico, mi diceva: ma voi non siete abbastanza aggressive e rompiscatole? E in effetti anch'io ero un po' così, cioè lui mi diceva: fai una pagina in meno, e io magari non la facevo. Non la facevi. Sì, e lui si arrabbiava anche perché gli piacevano le mie cose. Certo. E purtroppo questa caratteristica io credo che ce l'abbiamo ancora un sì, po'. Sì, diciamo appunto, io nel libro appunto Il Medinite delle Donne ho intervistato tante donne appunto di successo, però effettivamente in tante hanno proprio accusato questa mancanza, la mancanza del merito e della valorizzazione di se stesse. Si sono viste magari appunto passare avanti da donne che non avevano assolutamente... insomma talenti o comunque conoscenze e magari appunto anche da uomini che in effetti non le hanno valorizzate, no? Sì, un po' tutte e due, un po' sono più insicure e un po' sono gli uomini che naturalmente non aiutano certamente. Certo, ma ad esempio dal punto di vista del fashion, della moda e del mondo della ristorazione, come vedi il nostro paese? Siamo ancora all'apice del successo, diciamo così, naturalmente visti i tempi, insomma, quello che sta succedendo nel mondo. Allora, non è il mio mondo, per cui il mio giudizio è relativo. Beh, il cibo italiano, cioè è inutile che sia io qui a dirlo, lo sappiamo tutti. Cioè, non è che voglio fare quella che parla per forza bene dell'Italia. No, ma però, cioè, ma parliamone qualche volta, perché siamo talmente tanto esterofili che cioè i francesi si danno tante arie sul loro cibo, ma non è che sia meglio del nostro, i vini, niente meglio di noi da questo punto di vista. Questo è, insomma, è abbastanza chiaro come concetto, assolutamente giusto. È fashion, cioè voglio dire, le signore italiane all'estero si riconoscono subito. È vero. Cioè magari ci sono anche le milanesi tutte perfettine con le cose di cashmere che riconosci anche quello, esatto. Il conformismo. Le famose sciure conformistiche, tutte beige. Però comunque naturalmente, come sai benissimo anche tu, insomma, noi abbiamo dettato un po' la moda nel mondo anche rispetto a proprio quelli certo. Che sono anche gli anni passati, no? Appunto tu hai vissuto tanto gli anni 70, 80, poi io ho proprio visto i passaggi, insomma, ho intervistato donne di tutta Italia, però effettivamente siamo, diciamo così, tutte accomunate da un filo rosso, no? Che è quello appunto dell'italianità, che questo è emblematico. Non ho dubbi. Per ultima cosa ti volevo chiedere, cosa possiamo dire alle donne, ma anche agli uomini che ci stanno magari ascoltando e vedendo in questo momento, rispetto a quello che è il rispetto per la nostra italianità, comunque rispetto dell'Italia? Esiste o un senso civile, diciamo così, venuto un po' a mancare negli ultimi anni? Il senso civile forse è venuto a mancare, sì, però diamoci anche un po' più delle arie, ecco. Che ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo. Io ringrazio Giuliana, naturalmente poi noi proseguiamo con le altre interviste, con le altre ospiti. Un'altra ospite di questo Made in Italy delle donne, insomma la vedete qui vicino a me in studio, lei è Piera.
Piera, insomma, gestisce in Corso Como il mitico Caffè Novecento, insomma, poi tanti anni veramente che ha in mano un po' la storia, diciamo così, di Milano, e poi soprattutto, appunto, ha incontrato tantissime donne, ci può raccontare la differenza proprio del Made in Italy e delle donne, ad esempio in una città come Milano. Ciao Piera, ciao, grazie di essere qua. Insomma, in questo viaggio che sto facendo con le interviste alle donne protagoniste di successo, di valore, comunque del merito, diciamo così che tu fai parte di quella che è un po' la storia, no? Della nostra città, ma anche proprio di un fatto, dicevo prima, proprio di Made in Italy, no? Come le donne sono, come le donne, diciamo così, portano avanti la propria valorizzazione e merito. Allora Piera, tu perché hai deciso di entrare nel mondo, diciamo così, dell'imprenditoria, e ma come hai deciso più che altro? Ma non ho deciso proprio io, Ketty, ha deciso mio papà per me, perché nel lontano 64 ha deciso di prendere questa piccola trattoria, osteria sotto casa, e lì ho incominciato il mio percorso. Per cui da lì in via Maroncelli, dove poi è diventato un ristorante molto più grande perché si è sviluppato, siamo stati 25 anni come ristorazione. Poi abbiamo preso il Caffè Novecento, da 32 anni siamo lì con la mia famiglia, quindi me lo sono un po' trovato, ma ringrazio mio padre tantissimo, perché è un lavoro che mi ha dato tanto, mi piace ancora adesso. Ti piace ancora adesso. E quindi questa è la cosa principale, io lo faccio con passione. Questa è la cosa più importante, infatti insomma tu ci metti la passione, che non è soltanto una questione femminile, ma proprio una questione, diciamo così, di professionalità. E poi comunque sei in una zona che adesso, vabbè, è conosciuta naturalmente nel mondo, poi noi siamo la città della capitale della moda, insomma, sì. Quindi evidentemente siamo proprio in una situazione anche di bellezza tutto l'anno, no? Quindi effettivamente anche non riguarda soltanto le donne, ma riguarda tutti. E è cambiata la società, e secondo te, appunto, se sono cambiate anche le donne negli ultimi 30 anni, visto che hai fatto un bel passaggio di storia milanese? Sì, sicuramente, Ketty, sono cambiate anche le donne. Adesso hanno dei ruoli molto più importanti, sono state messe in situazioni più, che prima era solo l'uomo che poteva fare questa, invece adesso ci sono quelle donne, quindi sicuramente abbiamo delle donne in gamba. Certo. Siamo donne, ma possiamo dircelo. Assolutamente. Che siamo in gamba. Assolutamente. E rischiamo, comunque, rischiamo di nostro, perché chiaramente quando tu fai l'imprenditrice rischi sempre, però va bene così, certo. È giusto che sia così. Quindi le donne sì, sicuramente. Ma poi diciamo che comunque appunto noi abitiamo a Milano e lavoriamo qui, anche se appunto poi magari siamo anche un po' in giro per il mondo, però effettivamente tanti cambiamenti ci sono stati anche rispetto al luogo dove stai, ad esempio, perché appunto mi rendo conto, insomma, 30 anni fa, quando venivo già al tuo bar, quando ero piccola, insomma, giovane, adolescente, sì. Effettivamente mi rendo conto che è cambiato tantissimo. Anche rispetto proprio all'ambiente, no? Tantissimo, Ketty, tantissimo. Corso Como è diventato un'altra cosa. Io sono sempre stata in zona, sono quasi nata lì, però è cambiato in una maniera proprio esagerata, diciamo esagerata. Mi raccontai proprio anche del cambiamento rispetto anche ai negozi. Come no, certo. Prima c'erano tutti i piccoli negozi. Quando noi siamo arrivati lì 30 anni, 32 anni fa, c'era comunque la scuola guida, il macellaio, il fruttivendolo. Adesso non c'è più niente di tutto, certo. Questo. C'era quella, te lo ricordi, quell'inangolo della la giocheria che aveva, certo, i giocattoli? I giocattoli. Ecco. Poi c'era, non mi ricordo adesso, comunque c'è poi mi ricordo il ferramenta. Bravo, insomma, brava, ferramenta, brava. È quello dei timbri di dei fianco timbri, a me. È vero. Poi c'era c'era quella dell'intimo, quella sì, di fianco a me. C'è la farmacia. La farmacia. Ma in effetti, guarda, sono cambiate un po' tutte le città, però comunque credo che Milano effettivamente nel corso di 30 anni è cambiata tantissimo. E sta cambiando ancora. E ancora adesso. Poi tra l'altro, insomma, adesso stiamo, diciamo così, anche uscendo, no? Da un periodo abbastanza particolare per tutti, no? A livello mondiale. Sì. E quindi effettivamente il cambiamento lo sentiamo anche nelle persone. Ad esempio, l'atteggiamento che tu vedi nelle persone è diverso, diciamo così, negli ultimi tempi? Ma sì,
Sì, è diverso, è cambiato. Sono cambiate un po', sì, le persone sono cambiate. Ma ad esempio cambiate. Quando la gente viene da te al bar, cioè dice quello che ad esempio io dico sempre, appena entro dico sempre buongiorno, cioè non dico semplicemente voglio un caffè, cioè ci no, sono no, queste no, situazioni? Quello c'è, buongiorno o ciao, perché noi ormai il rapporto è così. Familiari. Beh, ma ci sono, è capitato diverse volte, di quelli che entrano, si guardano in giro, non ti chiedono niente, prendono e escono. Né buongiorno né buonasera, allora io faccio buongiorno e vengo almeno un contatto, diciamo così, niente, no, guardano e escono. Questo è sì, ma no, la maggior parte no, e sono educati, cioè quando entrano salutano, certo. Buongiorno, per favore, certo, è il mio lavoro, il io lavoro. Per me è normale. Ma tu hai veramente tanti anni che hai a che fare proprio con le persone, sì. Quindi assolutamente è una cosa che hai dentro, sì, no? Il sì, fatto sì. di essere molto sì, sì. sociale e socievole. Che cosa possiamo dire in ultima cosa rispetto a proprio quello che riguarda un po' le nuove generazioni? Come le vedi le donne, le ragazze che si affacciano adesso, diciamo così, nella vita anche sociale? Ma... non lo so, Ketty, perché per me c'è un grosso cambiamento anche nei giovani, e forse per la società, forse, ripeto, per il mondo dove si trovano oggi. Noi abbiamo vissuto un'altra cosa, per cui per noi li guardiamo anche in maniera diversa, però sono totalmente cambiati, sono molto... cioè non socializzano più fra di loro, secondo questo me. Peccato. Questo è un peccato, perché si sta molto sui social. Sono tutti sui social, i telefonini, sempre arrivano, si siedono, ordinano da bere, da mangiare, quello che è, col telefonino sul tavolo, uno guarda il telefonino, l'altro guarda il telefonino e non si parlano. Questo è un po' un male della questo società. Questo è un male grandissimo, perché non c'è più proprio contatto. Tra l'altro poi tu hai conosciuto anche tante persone, no? Anche, non so, diciamo così, personalità anche del mondo milanese. Non sei più rimasto in contatto o ci sono delle persone che ancora, insomma, le hai nel cuore ma le vedi ancora? No, del mondo milanese tu parli... Sì, diciamo quello che comunque hai frequentato, visto che hai anche un locale, insomma, molto conosciuto, quindi è evidente che da te sono arrivate anche sì, tante personalità. Sì, tante no? persone le vedo ancora, sono a tanti attori... tanti certo. Se diciamo i VIP, no? I VIP, diciamo ecco, i VIP sì, sì, li vedo ancora, dipende da quello che fanno, però veramente ne abbiamo conosciuti tantissimi. Con tanti siamo in contatto, con tanti siamo più in contatto, bene. Più amici. Con altri li certo, vedi, poi si cambia, insomma, anche ma i tempi è chiaro. No, intanto chiaro. Io ti ringrazio per questa insomma così un excursus un po' nella nostra storia, comunque piccola storia di Milano, intanto appunto di donne che sanno fare, di donne che comunque hanno portato avanti una bella impresa come la tua, sì. E insomma dedichiamo comunque questo nostro lavoro, questo nostro impegno alle donne che non possono raccontare, però comunque il simbolo ce l'abbiamo sempre con noi, come vedete sono le scarpe rosse, però è anche, diciamo così, il giallo della mimosa. Quindi io ringrazio Piera per questo suo intervento e naturalmente vi do appuntamento alle prossime interviste con le ospiti. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola, senza ricordo d'un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta.